Noi siamo qui dal 1992 nel Salento, quindi siamo salentini da 18 anni. Perché crediamo nel Salento? Perché ci sono delle risorse importanti umane, risorse ambientali, la storia millenaria dell'ulivo, sulla filiera dell'ulivo si può, si deve costruire il futuro per nuove tecnologie sostenibili dal punto di vista economico, dal punto di vista ambientale e che migliorano in generale il nostro clima globale, quindi sviluppando un package di tecnologie o un cluster tecnologico che converta quelli che sono materiali biogenici della filiera dell'ulivo in nuovi materiali al servizio dell'agricoltura per creare bioenergie a emissione zero o con CO2 negativa e quindi creare valore nel territorio valorizzandolo nei suoi vari aspetti, soprattutto stimolando nell'ambito dell'agroenergia le attività tradizionali di chi coltiva con fatica le proprie terre e che può trovare sicuramente lo strumento per diversificare e garantire un miglior futuro alle proprie famiglie o alle proprie imprese. Quindi Sam Marconi è qui, è già qui, sta realizzando e completando un centro d'eccellenza non solo in Italia ma internazionale e dove in questo centro di eccellenza verranno sviluppate ricerche, verranno validate tecnologie e verranno dunque realizzate attività di formazione affinché questa idea, ma soprattutto questa opportunità, diventi fruibile, una testimonianza in un momento particolarmente difficile, non solo dal punto di vista finanziario in Italia e all'estero, ma proprio perché è più difficile in questo momento, maggiore è lo stimolo per poterlo portare avanti. E quindi sicuramente, grazie soprattutto alla collaborazione di tutti, le vari attori, la politica naturalmente e tutti sono coinvolti in un processo così complesso, possono armonizzarsi e stimolarci. Il nostro progetto è un progetto che guarda la tecnologia sul web 3.0, è un progetto nato dall'esigenza dei turisti di avere delle informazioni dettagliate e complete, quindi sostanzialmente l'obiettivo è stato quello di realizzare una piattaforma in grado di mappare sia geograficamente le informazioni, mettendo in risalto le informazioni utili, importanti per l'utente, diciamo, che va alla ricerca di queste informazioni. Il progetto è stato realizzato da un gruppo di 6 ragazzi, 2 dei quali hanno vinto un master al Fulbright, hanno partecipato questo master in California presso la Silicon Valley. Abbiamo degli stretti contatti anche con aziende di Google, Apple. L'obiettivo è quello appunto di introdurre questa nuova tecnologia del web 3.0 per rendere l'informazione e raccogliere soprattutto le informazioni in un unico portale, perché oggigiorno le informazioni è molto sparsa nel web, ma l'obiettivo nostro è proprio quello di avere un unico centro, di enfatizzare l'informazione, i dettagli e ciò che rende interessante un posto, rendendo anche la cosa in maniera molto simpatica, divertente e utilizzando anche dei piccoli accorgimenti, anche semplici votazioni, dei piccoli aiuti da parte di una community che oggigiorno sul web è sempre più attiva, sempre più coinvolta nell'introdurre informazioni nel web.